Buonasera e benvenuti dalla redazione di Teleprima ad una nuova edizione del Prima TG della sera. Secondo il bollettino diramato oggi dal Ministero della Salute, in Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19.903 nuovi casi di Covid su 196.439 tamponi con 649 decessi. A chiarire la situazione il ministro degli affari regionali Francesco Boccia, che dichiara: siamo ancora nella fase più critica e se a dicembre i comportamenti non saranno rigorosi, il rischio di una terza ondata a gennaio è abbastanza certo. Se vogliono rimuovere i vincoli agli spostamenti in tutti i comuni italiani ci troveranno contrarissimi. Se vogliono ancora chiarimenti per i piccoli comuni nelle aree interne, il Parlamento invece ha i mezzi per farlo. In Campania invece i positivi del giorno sono 1.414, di cui 1.299 asintomatici e 115 sintomatici. I tamponi del giorno sono 19.663 per un totale positivi di 172.746. I deceduti invece sono 47, 4 nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri, per un totale deceduti pari a 2.275. I guariti sono invece 1.758 per un totale di 76.382. Ricordiamo anche il report posti letto su base regionale, che indica i posti letto di terapia intensiva disponibili con 656, quelli occupati con 137, i posti letto di degenza disponibili 3.160, quelli occupati 1.794, tra posti letto Covid e offerta privata. Come Campania abbiamo avuto il riconoscimento che siamo tra le regioni più virtuose per l'utilizzo dei fondi europei. Lo dichiara il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, motivando la sua soddisfazione in un periodo così particolare. Ascoltiamo le sue parole. Abbiamo assistito in questi giorni ad una discussione, ad un dibattito parlamentare relativo ai fondi europei. Io credo che siano motivate tutte le critiche rispetto a un modello di gestione che prevede l'impegno di decine di tecnici che dovrebbero utilizzare 209 miliardi. Rilevo ovviamente che in questa ipotesi non solo non avremmo un'accelerazione dei tempi, ma avremmo una complicazione di tutti i problemi. Vi lascio immaginare solo i conflitti di competenza fra i tecnici impegnati e le regioni e i comuni interessati. La domanda che bisogna porsi è un po' questa: perché si immagina di utilizzare i tecnici? Per accelerare i tempi di spesa. Bene, noi abbiamo avuto in Italia due modelli, non uno. Il modello Genova, che viene ricordato di solito, il ponte di Genova, grande rapidità nella esecuzione dell'opera, e c'è un altro modello altrettanto significativo ma che non viene mai ricordato, modello Napoli, Universiadi di Napoli, un evento nel corso del quale in 10 mesi abbiamo realizzato la ristrutturazione o fatto completamente 70 impianti sportivi in un contesto di assoluta trasparenza. Dunque, se è possibile fare opere pubbliche in tempi rapidi e un contesto di trasparenza, per quale motivo queste modalità operative non devono diventare modalità operative ordinarie delle istituzioni territoriali? Perché devono essere modelli operativi attribuiti soltanto a commissari? Se i commissari garantiscono rapidità di esecuzione, ma anche trasparenza e correttezza, per quale motivo questo modello non viene esteso in termini generali all'attività amministrativa nel nostro Paese? Questo non lo si capisce. Il commissario straordinario all'emergenza Covid in Italia, Domenico Arcuri, ha emanato oggi l'avviso pubblico per assumere con un contratto a tempo determinato fino a 3.000 medici e 12.000 infermieri, assistenti sanitari, che dovranno sostenere l'importantissima campagna di somministrazione del vaccino Covid nelle 1.500 strutture individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale.
Dal prossimo 16 dicembre i medici, infermieri e assistenti sanitari potranno inviare la loro candidatura per via telematica sul sito proprio del governo. L'avviso è rivolto ai cittadini italiani dell'Unione Europea e anche extra Unione Europea. Potranno aderire medici pensionati, laureati, oltre agli infermieri e gli assistenti sanitari. I contratti avranno una durata massima di 9 mesi, rinnovabili in caso di necessità. Se fossimo in guerra sarebbe una sorta di chiamata alle armi, ha commentato il commissario Arcuri. Per dirla meglio, un richiamo accorato alla responsabilità e alla solidarietà da parte di quei cittadini italiani che possono aiutarci a effettuare la più grande campagna di vaccinazione di massa degli ultimi decenni con efficacia e tempestività. L'ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, cambia colore a ben 5 regioni. L'ordinanza infatti pubblicata oggi avrà valore però da domani 13 dicembre. Sulla base dei dati della cabina di regia, riunitasi oggi, si dispone l'area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, l'area arancione per l'Abruzzo. Proprio l'Abruzzo infatti dovrà tornare per un giorno oggi in zona rossa dopo il pronunciamento del TAR dell'Aquila che ha sospeso l'ordinanza regionale che anticipava la zona arancione. Niente passaggio di colore quindi né per la Toscana né per la Campania, che restano quindi in zona arancione. La città di Benevento mantiene le sue promesse, quasi come un piccolo ombrello che dona ai cittadini per ripararsi in questa stagione infernale. Così il sindaco Sannita, Clemente Mastella, che ha commentato la consegna oggi da parte di Palazzo Mosti dei primi 1000 saturimetri all'ordine dei medici del capoluogo. Le apparecchiature che controllano il livello di ossigenazione nel sangue sono uno strumento molto importante alla battaglia al Covid-19 e saranno donate ai pazienti tramite i medici di base che necessitano del contributo per condizioni socio-economiche e cliniche. Il paziente infatti potrà ritirarlo presso l'ufficio delle relazioni con il pubblico al megaparcheggio di Via del Pomerio. Chiediamo a tutti i cittadini grande senso di responsabilità, ha commentato il vicepresidente dell'Ordine e rappresentante dei medici di medicina generale Luca Milano. Facciamo lavorare i colleghi con serenità in questi momenti complessi per tutti. Per le feste natalizie l'appello dei medici resta sempre lo stesso, indossare le mascherine e mantenere altissima l'attenzione per evitare la terza ondata. Minimo storico invece di nuovi casi delle ultime settimane oggi nel Casertano. I positivi delle ultime 24 ore sono appena 160 su un numero però molto ridotto di tamponi, 1860. La percentuale di positivi sui test processati scende comunque ancora, infatti è all'8,6%. Il totale dei casi positivi è quindi totale 32.676 nel Casertano. Calano vertiginosamente anche gli attualmente positivi, sono 8.599, frutto di ben 599 guarigioni per un totale di 23.750 guariti. Due le vittime ancora che fanno salire il computo a 327 decessi in provincia, nelle comunità di Casagiove e Lusciano. A fare il punto della situazione Covid è il sindaco di Cesa, Enzo Guida. Ascoltiamolo. Il bilancio dei contagi da qualche giorno è stabile, nel senso che abbiamo una situazione dove sostanzialmente il numero dei nuovi positivi di solito è uguale a quello dei soggetti che sono guariti. Quindi abbiamo un bilancio che si attesta attualmente intorno a circa 90 positivi attuali. È un bilancio confortante perché siamo passati dai 300 e più positivi delle settimane scorse a un numero al di sotto della cosiddetta quota 100. È un bilancio confortante, ma non ci deve far abbassare la guardia, non ci deve portare a pensare che il virus sia qualcosa di scomparso. C'è un'attenzione e un pericolo ancora attuale, ancora elevato. Situazione Covid sotto controllo anche a Piana di Monteverna con il sindaco Stefano Lombardi che comunica una buona notizia ai suoi cittadini dopo il computo dei contagi odierni. Cari concittadini, scrive, oggi ho da comunicarvi soltanto una buona, anzi una buonissima notizia. Registriamo 3 concittadini guariti e il numero totale dei contagi sul territorio comunale scende finalmente sotto le 10 unità.
Ad oggi, sabato 12 dicembre alle ore 16, infatti, il totale dei casi attualmente positivi risulta nel numero di 9. Non accadeva dall'ottobre scorso. Poco altro quindi da aggiungere, faccio semplicemente un in bocca al lupo a tutti i concittadini affetti ancora dal Covid, un consueto appello alla responsabilità. Mantenere comportamenti rigorosi è fondamentale, specie a ridosso delle festività natalizie. Rimaniamo quindi distanti ma uniti, la strada è buona. Auguro a tutti buon sabato, a voi e alle vostre famiglie, conclude. Si chiama Funds for Future, la nuova campagna di crowdfunding lanciata dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta, guidato da Pasquale Lama e dal gruppo Giovani Imprenditori Edili della sezione casertana del Lance, presieduto da Antonio Pagliuca, che si propone di dare un sostegno concreto alle famiglie colpite dal Covid-19 che hanno risentito in maniera particolare di problemi di carattere economico in questo periodo. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per acquistare quei dispositivi sanitari che sono più costosi o difficili da reperire, mettendoli a disposizione quindi delle famiglie che ne hanno maggiormente bisogno per poter affrontare e superare la malattia. Per portare avanti questa iniziativa, realizzata in continuità con le attività di beneficenza proposte da anni dai due gruppi dei giovani imprenditori durante il periodo natalizio, è stata creata anche un'apposita pagina social grazie alla quale sarà possibile aderire al progetto ed effettuare le donazioni. Dopo la conclusione della campagna, poi la pagina resterà attiva e verrà utilizzata dai due gruppi giovanili di Confindustria Caserta per realizzare tante altre iniziative di beneficenza. Passiamo come di consueto anche alla nostra pagina sportiva, in particolar modo alla Serie A. Il Napoli mette da parte l'Europa League con il pareggio contro la Real Sociedad di giovedì, che balzò la qualificazione al primo posto nel girone e si rituffa subito in campionato. Sarà la prima gara di Serie A a essere disputata allo stadio Diego Armando Maradona, con gli azzurri che ospiteranno la Sampdoria. Cerchiate alla ricerca di una vittoria che manca ormai da quasi due mesi. Nelle ultime 5 gare sono infatti arrivati 2 pari e 3 sconfitte. Rischio d'inizio domani alle 15. Gli uomini di Gattuso dovranno fare ancora a meno di Victor Osimhen, che stando alle ultime provenienti dall'infermeria dovrebbe rientrare persino a gennaio. Ospina è favorito, ma Meret reclama un posto da titolare. In difesa rientrerà sicuramente Manolas al fianco di Koulibaly, mentre Mario Rui viene insidiato da Goulam. A centrocampo si va verso la conferma di Bakayoko e Ruiz, mentre Politano prenderà il posto occupato in Europa da Lozano. Zielinski in vantaggio su Elmas alle spalle di Mertens, anche egli deve però fare attenzione alla candidatura di Petagna. Inamovibile invece capitano Insigne. Ranieri conferma il compatto 4-4-1-1, ma dovrà rinunciare agli ex Tonelli e Gabbiadini. Al posto dell'attaccante si candida per una maglia da titolare Gaston Ramirez, in vantaggio su Valerio Verre. Se non dovesse farcela neanche il difensore centrale ex Empoli e Napoli, si candida invece Yoshida per un posto dal primo minuto. Confermatissimo invece il bomber Quagliarella in attacco, mentre il quartetto di centrocampo sarà formato da Candreva, Ekdal, Tosby e Jagto. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata alle 21.30, infatti un nuovo appuntamento musicale con il Parade 91. Questa sera per voi un doppio viaggio, non solo con la migliore musica del 2020, ma anche un tuffo nel passato con un po' di hit del 2010, quindi mi raccomando non mancate. A domani con l'informazione di Teleprima. Buona serata.